Ci troviamo alle del Vice, è la penultima uscita prima delle votazioni di domenica, l'ultima sarà venerdì in Villa Comunale, dove farete uno spettacolo con concerti, cantanti e poi vi presenterete tutti i candidati, ovviamente chiuderai tu con il tuo intervento finale. Qui stasera ci troviamo al Fusaro, appunto un'altra occasione per presentare il tuo progetto, di tutta la coalizione, di tutte le 5 liste civiche e di tutta la vostra offerta programmatica. Sì, noi abbiamo cominciato questa campagna elettorale nelle frazioni e la vogliamo concludere anche simbolicamente nelle frazioni che sono state martoriate a periferia. Purtroppo questa città vive di una forte dicotomia tra quello che è il centro del paese e quelle che sono le frazioni. Siamo forse uno dei pochi comuni al mondo che può vantare in realtà come Baia, Miseno e Cuma, tanto per citarne soltanto tre, identificarlo come periferie martoriate. Idem vale per Torre Capeta, per Mazzoni, per lo Scalandrone e tutte le frazioni di questo territorio. Riteniamo che la città possa ripartire valorizzando il proprio territorio nella sua interezza. Ogni frazione di Bacoli ha un sito archeologico che la distingue. Qui siamo al Fusare, quindi la Casina Vitelliana, a Baia, dal Castello, sino a giungere alle Terme, alla città sommersa che sarebbe una realtà a sé stante, Miseno nel Tacello degli Acostali. Diciamo una sorta di divisione che ci caratterizzerà anche nella valorizzazione turistica della città attraverso cooperative di lavoro che saranno realizzate avvocando al comune la gestione quantomeno dei siti minori e poi anche dei siti quali il castello e le terme, facendo dei bandi pubblici che possono andare a premiare le competenze e quindi avere sia guide turistiche ma anche chi sa fare incoming e quindi chi riesce a valorizzare il territorio attraverso il web, perché c'è bisogno forte di avere una presenza turistica sul territorio che possa rimettere in commercio soldi che non sono soltanto i nostri ma appunto i flussi di denaro che arrivano da fuori. Siamo una rarità unica nel suo genere come complesso Flegrei e va valorizzato come tale. Sentirci bacolesi ma innanzitutto Flegrei e fare un evento così importante di chiusura al Fusaro è per noi il segnale che vuole lanciare l'intera città. Abbiamo cominciato 6-7 anni fa la nostra iniziativa, la nostra attività proprio al Fusaro in una sede che era qui presente a poca distanza dalle Vice. Ritorniamo al Fusaro per far capire ai cittadini che dal lago, dalla pista ciclabile, dal Colombario, da una stazione che purtroppo è fatiscente e abbandonata nonostante le promesse, è possibile ripartire. Siamo per la politica del si può fare, non del continuo no che viene perpetuato dal municipio attraverso i comitati di quartiere, quindi ogni quartiere avrà il suo comitato. Nei primi 100 giorni la nostra promessa che andremo a mantenere, istituire comitati che possono dare voce a tutti i cittadini affinché gruppi di persone possono relazionarsi direttamente con l'assessore e il sindaco che sarà presente costantemente in comune. Non bisognerà attendere file chilometriche o a volte anche 3 mesi per avere risposta da quello che è il primo cittadino o il proprio assessore. E tu nelle tue liste che ti appoggiano hai scelto persone che sono radicate nelle periferie, hai fatto questa scelta proprio per mettere le periferie al centro e non pensare solo al centro. Il tuo progetto, oltre a valorizzare i vari siti archeologici che sono presenti anche in periferia, sia quelli maggiori che quelli minori, dal punto di vista diciamo dei servizi, perché in alcune periferie alcuni servizi non ci sono proprio, come può essere, che ne so, anche la linea internet in alcune zone dello Scalandrone non arriva. Avete un progetto in tal senso per ampliare i servizi, ma anche potenziarli? Sì, noi abbiamo costruito le nostre liste, come dicevi tu, proprio rappresentando anche l'intero territorio, sia sotto il profilo anagrafico, sotto il profilo occupazionale, ma anche sotto il profilo delle frazioni, perché lo statuto del comune di Bacoli che lo disciplina dall'altro in tal senso. Quindi le 5 liste sono costruite così. I servizi sono fondamentali. Da Bacoli centro, un po' tutta la città oramai è diventata periferia, non godiamo del normale, del quotidiano. Noi non riteniamo che il comune debba garantire posti di lavoro o diventare un ufficio di collocamento allargato, ma deve quantomeno garantire i servizi e permettere ai cittadini di diventare imprenditori e mettere le proprie competenze e professionalità a servizio del territorio. Come fare? Abbiamo una rete dei trasporti che assolutamente non funziona e che ovviamente va assolutamente a svantaggio innanzitutto delle periferie, tratte come il Miseno Cuma o come il Pullman che trasportava i cittadini da quest'area, da Bellavista sino alla Schiana, sono aree che sono state o soppresse o assolutamente dimenticate. Avere un assessore dei trasporti che possa avere un contatto diretto con l'EA e con la Regione Campania è per noi importante. La filiera istituzionale la costruiremo noi
noi, attraverso le capacità che avremo di relazionarci con chiunque andrà a governare la Regione Campania. Non avremo bisogno dell'accordo partitico. Ci sono aree, come dicevi tu, che mancano anche dell'ordinario, c'è il progetto Grandi Laghi, millantato da questa amministrazione, però va messo in pratica, che altrimenti saranno altri soldi che dovranno essere rigettati indietro e i soldi devono essere spesi bene. Qui al Fusaro abbiamo proprio un classico esempio del degrado, la pista ciclabile del Fusaro, 4 milioni di euro abbandonata, idem però potremmo dire ad esempio a Misero, del Sacevia Custali, dove c'era un percorso turistico mai valorizzato in altre parti del territorio. Ripartire dalla normalità significa permettere alla città di vivere in condizioni di sanità generale e quindi far sì che il cittadino possa essere protagonista del territorio, investendo le proprie competenze, e questo è il nostro obiettivo. Il comune deve assicurare quantomeno il normale. Il normale significa riasfaltare le strade non soltanto durante il periodo elettorale, garantire rete wifi. Noi riteniamo che ogni piazza del territorio deve avere l'accesso wifi gratuito, e si può fare attraverso l'aiuto di quelli che sono i negozi, il commercio, la microimpresa a conduzione familiare. È necessario farlo e lo faremo. Esistono aree come il parco anviteriano che non sono valorizzate, o altri tessuti urbanistici del territorio che non vengono proprio presi in considerazione. Frazioni come lo Scalandrone, creati ex novi, che hanno però bisogno di momenti di aggregazione, e quindi parla ad esempio del campo di calcio a Cuma abbandonato, della pista di pattinaggio o del campo di basket e pallavolo. Sono aree che vanno valorizzate, A, perché permettono la socializzazione, B, perché permettono ai giovani di fare qualcosa. Dai 3 ai 30 anni a Bacoli assolutamente morta per questo territorio, se non buttarci in villa comunale e attendere che accada qualcosa, e soprattutto creare lavoro, perché se noi riusciamo a valorizzare il tessuto comunale, mettere a bando in modo trasparente quelle che sono le ricchezze del territorio, creiamo lavoro e occupazione, indotto che permetta ai giovani non di emigrare ma di restare qui. Sta per volgere al termine una campagna elettorale che soprattutto per voi è stata estenuante, durata quasi un anno praticamente, e devo ammettere che la previsione che avevo dato, avevo previsto una campagna elettorale da toni più accesi, invece è stata molto, i toni sono stati meno accesi, tranne in alcune situazioni. Infatti i tuoi candidati, i tuoi avversari ti hanno attaccato in particolar modo sulla questione dell'incendio alla salumeria di tuo padre. A fare questo attacco dicendo che praticamente non era un attacco camorrista, ma una bega condominiale come il PD o chi è, o come con il sindaco Schiano, per un attacco personale familiare. Cosa ti senti di rispondere a questi attacchi dei tuoi diciamo avversari? Hai la possibilità di difenderti, tra virgolette? Sì, non credo che ci sia possibilità di difendersi o di replica. Io non ho mai voluto replicare, perché voglio che la mia famiglia e il mio tessuto personale resta fuori dalla campagna elettorale. Purtroppo è stato tirato dentro da altre forze politiche che non hanno argomentazioni per poter contrabbattere le nostre proposte programmatiche. Noi parliamo solo di programma e non parliamo mai di altri, se non a forma di battuto, comunque in piccoli percentuali rispetto al contesto generale. Per la questione della salumeria, tutti sanno quello che è accaduto, quello che abbiamo vissuto. A questo punto le false attestazioni di solidarietà che sono arrivate anche dai partiti politici, che poi si sono tirati indietro, noi non vogliamo, né io, cavalcare questa cosa, perché è stato un momento di grossa ferita anche per la mia famiglia. Una bottega che sta lì da quasi un secolo rappresenta anche un po' un punto di riferimento per la Bacoli antica, e non voglio portare nella campagna elettorale. L'unica cosa è che abbiamo ascoltato un primo cittadino che si è andato ad ergere, ha fatto la parte del giudice, dell'accusa e dell'avvocato difensore. C'è un processo che sta per cominciare, che andrà a sentenziare chi è stato, per quale motivazione, quindi lasciamo alla magistratura l'onere di individuare le responsabilità. Sotto il profilo politico invece continuiamo a ribadire la necessità di riuscire a ripristinare un contesto di legalità, dove l'onestà e la legalità siano non solo valori assoluti avulsi dal contesto reale, ma che la città possa comprendere che, rispettando le regole, creando delle regole e attraverso principi di sani di politica onesta e che segue appunto quelle che sono delle regole, delle leggi, si possa anche riuscire a sopravvivere. Il tessuto politico, economico locale si basa su una realtà che purtroppo induce i cittadini spesso a dover sposare l'illegalità per riuscire a sopravvivere. Noi siamo convinti che una politica onesta possa garantire alla comunità intera la possibilità di vivere dignitosamente in questa città, e questa è la nostra sfida. Dire siamo onesti e rispettiamo la legge lo possono dire tutti e lo devono dire tutti, e non deve essere una nota al nostro merito. No, il nostro merito è quello che riusciremo a garantire alla città una politica sana, onesta, capace di offrire ai cittadini la possibilità di mettere le proprie competenze al servizio del territorio. Quindi agli attacchi personali non voglio rispondere, non perché non ci siano argomentazioni, ma perché la famiglia è una cosa e la politica è un'altra. A chi mi accusa in questo senso, comprendo di essere il vostro incubo peggiore. Di qui a pochi giorni per voi, diciamo, sarà conclusa la campagna elettorale, e quello che oggi, come
come me, come amministratore, come contesto di liste civiche, è un incubo, rappresenterà l'amministrazione del comune di Bacoli, e lo faremo senza spirito di vendetta, saremo l'amministrazione di tutti, anche di chi sino a un minuto prima della campagna elettorale, anziché parlare di proposte, fa attacchi personali. È la tua ultima intervista prima delle elezioni, quindi un messaggio per farti votare ai tuoi elettori, ma anche, cioè, a tutti gli elettori di Bacoli, e anche magari puoi dire anche agli elettori il primo progetto che pensi di portare a termine qualora diventassi sindaco. Sì, abbiamo detto la prima cosa, noi cercheremo di portare avanti il metodo di partecipazione, quindi i comitati di quartiere sono necessari, ci sono alcuni punti da andare subito a individuare, il centro storico o il campo di Cumo, quindi andarli subito a potenziare e a metterli a reddito. Detto questo, perché ci devono votare? Io invito tutti ad un sereno voto affinché possano esprimere realmente la volontà del cambiamento o la volontà comunque di una Bacoli che possa rinascere, perché oggi siamo in condizioni di degrado culturale, economico e sociale assoluto. Ogni cittadino, anzi, oltre a leggere il programma e ascoltare le nostre interviste, digiti su internet, su Google, i nominativi dei candidati sindaco, delle realtà che abbiamo, no? Delle associazioni, delle liste, e si vada a vedere quello che abbiamo fatto in passato. I politici devono avere il coraggio, anche quello che hanno fatto nel corso degli anni precedenti, per attuare quella proposta. Quindi ciò che si è fatto, si utilizzi il passato, abbiamo fatto una campagna dicendo quello che abbiamo intenzione di fare, ma quello che abbiamo già fatto per il territorio. Siamo certi che lì dove i cittadini un tempo chiamavano l'associazione o semplici attivisti o un consigliere come l'opposizione, domani ci chiameranno, e noi saremo sempre capaci di offrirci alla città nell'opera di servizio. Però non sarà più un attivista o un consigliere comunale di opposizione a garantire aiuto e supporto, ma sarà il sindaco di Bacoli, i consiglieri comunali di Bacoli e gli assessori di Bacoli, che avranno la capacità di ascoltare ma anche di risolvere i problemi.